Queste sono le Mizuno Wave Rebellion Pro 2, rappresentano una scarpa super veloce, super innovativa e che potrebbe essere utilizzata dal podista amatore evoluto, ma anche di fatto da quello che volesse migliorare il proprio personal best, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 215 grammi, quindi è diminuita di circa 15 grammi rispetto al modello precedente, mentre nella versione femminile US 8 pesa 180 grammi, ha un drop di 1,5 mm, ma non spaventatevi, 38 mm nel tallone, 36,5 nell'avampiede. È una scarpa, secondo me, eccezionale per correre super velocemente. Io l'ho utilizzata in diverse corse e anche a una gara correndo 10 km a 52 anni, badate bene, in 33 e 12. Ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che invece avrei cambiato, in realtà forse solamente una, e soprattutto a chi adatta questa scarpa. Seguitemi fino in fondo perché comunque è una recensione che vi consente di capire una scarpa davvero eccezionale. In primo luogo, partendo dalla tomaia, che è in mesh ingegnerizzato, è davvero molto morbida, traspirante, e nell'avampiede lo spazio è abbastanza stretto perché la scarpa è filante. Nella parte superiore c'è una struttura che garantisce comunque un'aderenza perfetta. Anche al tatto, toccandola, sembra in effetti una scarpa votata alla leggerezza. Ho apprezzato davvero tantissimo il fatto che questa tomaia è praticamente inesistente. La scarpa è pensata per le gare, quindi ha uno spazio nell'avampiede abbastanza stretto, filante, e soprattutto una tomaia molto molto morbida, ma al tempo stesso per garantire una sorta di stabilità nella parte dell'avampiede stesso, sul puntale, è leggermente più dura. Questa cosa potrebbe crearvi qualche problema sulle dita del piede, però ovviamente dipende un po' dalla vostra conformazione fisica. Proprio per questa ragione io suggerisco di utilizzare mezzo numero in più rispetto ad una scarpa Mizuno che utilizzate solitamente. Sappiate che il modello US 9 di Mizuno rappresenta il 42, in questo caso suggerirei di prendere il 9,5. A livello di lacci e allacciatura, questa scarpa utilizza dei lacci piatti che sono pensati per non farsi slacciare, una linguetta super racing molto moderna e comunque setosa. Mi è piaciuto il fatto che non è stato aggiunto un occhiello supplementare a dimostrazione del fatto che questa scarpa si allaccia in maniera perfetta. A onor del vero, questa linguetta poi non è a soffietto, e io sono un promotore di questa tipologia di design, ma al tempo stesso secondo me non avrete nessun problema di allacciatura, anche grazie al fatto che comunque allacciando in maniera molto stretta i lacci avrete comunque un sollievo derivato dal fatto che è stata pensata questa linguetta per avere una giunta morbida sul collo del piede. Ho amato poi davvero tantissimo il tallone, che ha una struttura molto molto flessibile e che quindi permette anche a chi avesse problemi di calcagno di utilizzarlo in maniera piacevole. Chiaramente non c'è la possibilità di un sostegno laterale, quindi sappiate che questa scarpa ovviamente è pensata solamente per un appoggio neutro e soprattutto di avampiede. Ho però amato il fatto che si allacci in maniera molto semplice, che abbia un piccolo supporto sulla parte posteriore che quindi vi consente comunque di appoggiare in maniera piacevole. Ho anche amato il fatto che a livello di design, e qui le cose si fanno davvero molto interessanti, questa scarpa è più leggera, morbida e soprattutto propulsiva grazie anche allo speed assist che è stato accentuato nell'avampiede. Prima la scarpa aveva 4,5 mm di drop, in questo caso è soltanto di 1,5, ma non preoccupatevi, come ho già detto, perché l'appoggio sarà assolutamente di avampiede. Se riuscite a correre velocemente, questa scarpa vi consentirà di farlo ancora in maniera più rapida. Una delle cose che mi sono piaciute è che per chi appoggiasse di mesopiede come sottoscritto, questa scarpa vi permette una propulsione in avanti migliore, non tenderete nemmeno nella seconda parte di gara ad appoggiare di tallone. Questa struttura vi garantisce che effettivamente possiate dare il meglio di voi stessi per tutta la gara e quindi migliora di fatto l'appoggio. Chiaramente però è pensata per una corsa neutra, la rigidità torsionale è buona, ma non c'è nessun supporto a livello laterale.
ho amato davvero inoltre lo Smooth Speed Assist, che consente soprattutto nella seconda parte di gara di avere una condotta e un'economia di corsa migliore rispetto a quella invece di altre scarpe competitors, assumendo effettivamente che siate allenati. Non l'ho potuto utilizzare per una maratona perché secondo me, dal mio punto di vista, servirebbe mezzo numero in più, però sicuramente sui 10 km ho apprezzato il fatto che mi ha permesso di correre velocemente dal primo all'ultimo chilometro. A livello di intersuola, anche se non si capisce da questa struttura psichedelica, nella parte inferiore utilizza una mescola che si chiama Energy Light, che è comunque molto reattiva, veloce e al tempo stesso relativamente stabile. Ovviamente la struttura non è pensata per chi avesse problemi di pronazione, ma questa scarpa vi consente una proiezione in avanti anche grazie a questa mescola, che sicuramente è molto più stabile ma al tempo stesso resta morbida e quindi ha un'ammortizzazione davvero adulta. Nella parte superiore poi utilizza una mescola che si chiama Energy Light Plus Savasandir, che vi consente una morbidezza superiore rispetto invece a quella del modello precedente. L'ho apprezzata anche correndo lentamente, ma soprattutto correndo velocemente a velocità estreme, almeno per un cinquantenne, potreste sentire una morbidezza unica che vi consente di fatto di apprezzare con il contatto al piede la corsa anche alle velocità estreme. Rispetto al modello precedente ho amato anche il fatto che la piastra sia ancora più estrema, è assolutamente a cucchiaio, mentre nel modello precedente c'era un buco nella parte dell'avampiede. In questo caso la piastra è presente su tutto l'avampiede stesso, ma grazie alla quantità di gomma presente nell'avampiede non avete nessun problema di formicolio. Ho apprezzato davvero tantissimo che questa scarpa, che è davvero molto rigida e in effetti non si piega in nessun modo, vi consenta una proiezione in avanti ed è, secondo me, perché appoggiasse in maniera efficiente, una soluzione davvero ideale. Ho amato poi tantissimo la suola, il battistrada G3, che ha dei piccoli tacchettini, in questo caso con un foro nella parte centrale che consente di fatto ulteriore stabilità, e ho amato il fatto che nei cambi di direzione, nonostante la scarpa sia effettivamente super aggressiva, riuscirete a correre in maniera piacevole anche in Valleolona con il fango. L'ho provata e utilizzata, mi è piaciuta tantissimo. Tra l'altro credo che sia davvero molto durevole, ovviamente una scarpa di questo tipo la potreste utilizzare per tantissimo tempo perché è pensata soltanto per correre le gare, ma dopo quasi 100 km non ho notato nessun problema a livello di battistrada, che comunque resta davvero resistente e potreste in effetti utilizzarlo quasi all'infinito, assumendo che comunque non corriate tutte le settimane una maratona. Ho amato inoltre il fatto che abbia una struttura segmentata con un buco incredibile nella parte centrale, che potrebbe di fatto, se correte in Valleolona o comunque in un posto con pista bianca, portarvi qualche sasso nel mesopiede, ma al tempo stesso questa cosa, soprattutto se correte una maratona che ovviamente è in strada, vi consente di migliorare l'economia di corsa nonostante la quantità di gomma presente, che effettivamente è pensata per farvi correre velocemente. Dal mio punto di vista non sono comunque tutte rose e fiori, penso che la scarpa richiede mezzo numero in più. Se prendete lo stesso numero potreste avere problemi all'unghia del piede, perché nella parte anteriore c'è un'aggressività abbastanza importante. Questa struttura è ovviamente necessaria per avere un bloccaggio del piede perfetto, ma al tempo stesso, se correte più di 2 ore, potreste avere qualche problema nell'avampiede. Ovviamente scegliendo il numero giusto al negozio non avreste questo problema. Un altro aspetto da tenere in considerazione è che questa scarpa di fatto è assolutamente estrema, con un drop di soltanto 1,5 mm, una piastra davvero molto rigida, e quindi potrebbe essere utilizzata soltanto per correre davvero velocemente, mentre per corse lente più piacevole esistono comunque dei modelli diversi anche in casa Mizuno. In conclusione, sebbene ritengo che non esista una scarpa perfetta, questa comunque è davvero pensata per farvi correre velocemente, ha questa struttura in Smooth Assist che vi consente davvero di correre anche la seconda parte della maratona in maniera eccezionale. Non spaventatevi dal drop 1,5, sceglietela al negozio, secondo me
è quella con il miglior rapporto qualità-prezzo e la suggerisco a tutti i podistamatori evoluti che volessero realizzare il proprio personal best. Io spero di utilizzarla ad una maratona primaverile, però devo prendere mezzo numero in più. Ciao, alla prossima!